Nostra prima notte di nozze è passata. Ecco, guarda. Sono le 9. Allora tu passeggi da... Da 8 ore. E per essere precisi, a 7 ore e 50 minuti, se vogliamo tenere conto dell'ultima prova. Ho le gambe che mi fanno male. Povero Carlo mio. Vieni, vieni dai le nucciature. E che ti racconto le barzellette? Elena, ti giuro, è la prima volta in 20 anni che esercito. Lo so, caro, me lo hai già detto. E io te lo ripeto. E se la cosa non si dovesse risolvere più presto, te lo dirò ancora. Perché io sono un uomo, con la U maiuscola. Oh. Certo che lo sei. Forse è colpa mia, del mio stupido patto. No, no, il patto non c'entra. L'ho accettato perché sarebbe stato bello, romantico. Sarebbe stato. Ma se mi credi fuori allenamento, guarda che ti sbagli. In questi 2 anni di fidanzamento in bianco non ho certo fatto il casto Susanno, sai. Non potevo pretenderlo. Ah, brava. A parte la mia segretaria privata. Che licenzierai? Che licenzierò. Tutte le mie impiegate accettabili. Che licenzierai? Che licenzierò commissione interna permettendo. Una spogliarellista francese. Una svedese alla pari. Claudia, Carla, Elvira, Matilde. Le mie amiche. Sì. Scusami, tesoro, scusami se te l'ho detto. Ma al punto in cui siamo ho dovuto mettere in tavola le mie referenze. Non ti sarei procurato troppe referenze e ora... Che vuoi dire? Ti sbagli, guarda che ti sbagli. Ancora... Scherzavo. Ah, mi pareva. L'ho detto per le mie amiche. Con loro non dovevi. Elena, io non guardo in faccia a nessuno a letto. E proprio me dovevi guardare. Che fai, sfotti? Non essere permaloso. Vorrei che la prendessi a ridere, ecco. Perdonami, tesoro. Tu sei santa, pura, immacolata. Se mi arrabbio è perché non ho mai fallito un colpo. Beh, anche i più bravi cacciatori a volte fanno cilecca. Sono cose che succedono. E tu che ne sai? Niente, ho detto così, per dire. Se è successo a te... Sempre questo succede. Succede anche spesso. Ma ci vuole un motivo, capisci? Una ragione, qualcosa. La ragosta. Quale ragosta? Quella che hai mangiato ieri sera. È vero. Sarà stata senz'altro la ragosta. Ce l'ho ancora qua. Tu però non dovevi farmela prendere. Te l'ho detto. Guarda che la ragosta di sera è pesante, ti resta sullo stomaco. Non riuscirei a chiudere occhio stanotte. Appunto per questo l'ho mangiata. Ma se avessi saputo tutto questo, avrei buttato dalla finestra quel cameriere che me l'ha consigliata. Guardi che la costa, è bellissima, sono di Sicilia, vuole questa due? Secondo me l'ha fatta apposta. Ha visto che eravamo 2 sposine e si è voluto divertire. Sì. Tieni, mangia, questa notte ti senti male. Sì, sì, questo è vero. Però non ti sei sentito male. Non mi sono... Stanotte no, ma adesso ce l'ho tutta qua. Non ti sarei suggestionato appena nominato la ragosta? Non mi suggestiono io, va bene? Ce l'ho qua, nello stomaco. E cammina, si muove, sembra viva, guarda, senti come si muove, senti? Sì, Carlo, la sento. Vuoi un po' di bicarbonato? Ce l'hai? Lo faccio portare subito. Ferma! Lo farò sapere a tutto l'albergo le mie infortuni. Chiedendo un po' di bicarbonato. Eh già, bicarbonato al mattino vuol dire indigestione alla sera. A noi si legge in faccia e siamo sposini. Va bene, faccio portare 2 caffè. No, 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 qui dentro fino a stasera non entra nessuno. Ma perché, Carlo? Perché? Per 2 sposi che si rispettano, la prima notte di nozze qui in Sicilia dura 2 notti, capisci? 2 notti. È la prassi. E io me ne infischio della prassi siciliana. Al mattino devo prendere qualcosa. Aspetta un momento. Ci penso io. Che cos'è? Cognac. A digiuno. E ve lo tira su. A me non serve. Allora lo bevo io. Forse manda giù la ragosta e tira su qualche altra cosa. E pensare che l'avevo portato per te. Mi sento meglio. Molto meglio. Si sta risvegliando un certo non so che. No, non rispondere, stiamo dormendo. Ma che dici? Dico che noi ufficialmente stiamo dormendo. Non ti capisco. Se tutto fosse andato regolarmente, a quest'ora noi saremmo in pieno sonno, no? Il telefono ha squillato abbastanza per svegliarci e io rispondo. Fai la voce assonnata, almeno. Pronto? Pronto? Mi scusi se l'ho svegliata, ma la signora ha insistito. Dice che sono... Passi. È la mamma. La... Pronto, mamma? Fa la voce assonnata e stanca. Ma è la mamma. Anche con la mamma. Sì, sto bene, mamma. Più su, devi essere anche felice. Oh, no, al contrario, sono felice, felicissima, t'assicuro. Brava. Sì, lo credo, lo spero. È la tua voce che non mi convince. Ora su, ora giù. La sento strana. Sarà perché mi sono svegliata adesso. Sei stanca, stanca. Sono stanca, ecco. Come si è comportato tuo marito, bene? Certo, mamma. Carlo è un tesoro. Premuroso, gentile, delicato. Non insistere con le delicatezze. No, mamma. No, non ancora. Cosa ti ha chiesto? Tu come stai? Come vuoi che stia. Come una povera donna sola, sento molto la tua mancanza, piccola mia. Vorrei averti vicino. E tu? Che domande. Certo che vorrei averti vicino. Sì,
È qui accanto a me. Ti vuole salutare. Io? E che le dico? Due parole, un saluto. Tu prima dimmi cosa ti ho domandato quando hai risposto. No, non ancora. Ma che pensi? Voleva sapere se ripartivamo subito. Su, rispondi. Pronto, mamma! Pronto! Ma non c'è nessuno, è andata via. Pronto! Pronto! Mamma, ti parla l'uomo più felice del mondo! Bene, bene, bene! Tutto benissimo! Solo Elena si è sentito un po' maluccio stamattina! Ma niente di grave, un malessere passeggero! È naturale, no? Sì, sì, ciao, ciao! Perché eri attaccato? Dovevo ancora salutarmi! Ero in telefono più tardi, vedrai! Oddio! Quello che hai, tremi tutto. Mi gira la testa, lo stomaco, lo stomaco, mi gira tutto. Per forza, ti sei scolata la bottiglia. Carlo, apri. Ti posso aiutare? Apri, ti ho detto. Ah, che notte. Sto morendo. Pronto? Parlo alla 33. Mandi subito un dottore. Sì, un medico. E due caffè, molto forti. Sì, provvedo subito, signora. Enzo, al 103 vogliono due caffè rossetti e il medico. La sposina non ha resistito al primo urto. No, no, era la sposina al telefono. È lo sposino che sta male. Allora vuoi sanuzzo forti, visto un tumor taro. Chiama il medico. Sì, direttore, pronto? Due caffè forti alle 33. È un cachet di primo intervento contro il mal di letto. Va bene. Carlo? Carlo, come ti senti? Rispondimi, ti prego. Perché hai bussato? Non puoi parlare? Non ho bussato io! Avanti. I caffè, signora? E il dottore? Te ne c'è poco. Intanto faccia prendere una di queste a suo marito, si sentirà meglio. Sì, grazie. Desidera altro? No, niente. Tra poco arriva il medico. Lo so, ho sentito tutto. Hai visto? Il bicchiere l'ho rotto. Perché hai mandato a chiamare il medico, vigliacca? Perché non potevo lasciarti così. E che figura ci faccio? Ma insomma, Carlo, non ci si può sentire male in viaggio di nozze. La donna sì, l'uomo mai. Adesso tutto l'albergo pensa che sono debole di reni. E basta, non ne posso più. Ne stai facendo un dramma mentre non è successo niente. L'hai detto. E chi è adesso? Sarà il medico. Avanti. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Cosa si sente? Lo stomaco, la testa. Tutto. 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 Il polso è normale, non ha febbre. Quando ha cominciato a sentirsi male? Stamattina. Un po' intemperante, vero? Ha bevuto quella bottiglia di cognac a digiuno. Sfido allora che si sente male. Veramente stavo male anche prima. Non è vero.